Vassalli, Valvassori, Valvassini, ma chi erano esattamente? Siamo nel Medioevo. I re, come Carlo Magno, hanno immense difficoltà a controllare tutti i loro territori. Ecco allora che nasce l'idea del vassallaggio. Sostanzialmente, il sovrano sceglieva alcuni importanti nobili del regno che nominava vassalli e a cui prometteva grandi benefici, come il controllo su ampie porzioni di territorio, dette feudi, in cambio della loro assoluta fedeltà e di un appoggio politico e militare. A loro volta, i vassalli, per controllare i loro feudi, investivano alcuni esponenti della bassa nobiltà del titolo di Valvassori. I Valvassori giuravano fedeltà al vassallo in cambio di terre e benefici militari. Infine, anche i Valvassori, per controllare i loro territori, si appoggiavano a capivillaggio e piccoli nobili che prendevano quindi il titolo di Valvassini. Grazie a questa catena di giuramenti di fiducia e appoggio politico e militare, il sovrano poteva garantire un efficace controllo sul proprio regno e ottenere rapido sostegno in caso di crisi. Geniale, no?